tutti, buon pranzo a tutti dal vostro Juventino pazzo, ormai tu per tutti Gianni, mi conoscete tutti alla perfezione, buon pranzo a tutti. Comunque, ieri la Lega ha detto di sì, che si deve giocare, ha deciso che si deve giocare. Per me è una vera cavolata, perché hanno messo le partite ogni 4 giorni. Perciò i giocatori appena finiranno questo campionato l'hanno mai perso. Avranno una settimana di riposo, e neanche, perché la finale di Champions League sarà il 29 agosto, cioè quanto si riposeranno questi calciatori? Perché poi si sa, i primi di settembre dovrebbe iniziare il campionato 2020-2021, e ciò per me hanno fatto una vera cazzata, come hanno fatto una vera cazzata fare le 5 sostituzioni. Ora, fare 5 sostituzioni per una mano è giusto. Così almeno i giocatori possono rifiatare, perché tutte queste parti davanti, così possono rifiatare. Però 5 sostituzioni, prendi caso che si prendono 30-40 secondi ogni sostituzione, la partita non durerà più 90 minuti, ma durerà più di 90 minuti. Poi se mettono pure il VAR, i tempi, i minuti che si perdono con il VAR, sarà una vera cazzata. Le partite dureranno 2 ore, fra VAR e le 5 sostituzioni. Comunque, ecco il calendario che dovrebbe affrontare la Juventus da qui ad agosto. Mani nei capelli, cioè chi ce li ha? Allora, si riparte con il 13 di giugno, con la semifinale di ritorno tra Juve e Milan. Chi passerà fra queste due squadre avrà solo 4 giorni di gioire, perché la finale si giocherà il 17 giugno all'Olimpico di Roma. Per il campionato dovremmo fare ancora più schifo, perché le partite sono proprio ravvicinate al massimo. Si parte con il 24 giugno con Bologna-Juve, il 28 giugno Juve-Lecce, il primo luglio Genova-Juve, il 5 luglio Juve-Toro, il derby, l'8 luglio una partita molto importante, il Milan contro la Juve, il 12 luglio Juventus Atalanta, il 15 luglio Sassuolo Juve, poi ancora 19 luglio un'altra big match Juve Lazio, 22 luglio Udinese Juve, 26 luglio Juve Sampdoria, 27 luglio Cagliari Juve, e poi chiuderemo in casa il 2 agosto contro la Roma. E qui non si sa quanto che succederà, chi sarà il campione d'Italia, chi vincerà lo scudetto, non si sa, perché non mi ricordo le partite che affronterà la Lazio, ma comunque giocare ogni 4 giorni, poi sinceramente luglio ci sarà un caldo pazzesco, perciò non lo so, questo, per me questo campionato dall'inizio doveva essere chiuso, bloccato, fermatelo, pure se non davate lo scudetto alla Juve facevate... Ok, scudetto revocato a tutti, le prime 4 in Coppa Campioni, le altre 3 in Coppa Europa League, le altre 3 sotto retrocedono, e le prime 3 della Serie B salgono in A. È inutile fare un campionato così. E ancora più schifoso sarà la Champions League. La Champions League ancora più schifosa sarà, perché ci sarà l'8 agosto il ritorno con il Lione dei quarti di finale. E questi quarti di finale si giocheranno l'11 e il 12 agosto. Il ritorno, togliendo la Juve, il 14 e 15. Mentre, no, mi sono confuso. Il ritorno dei quarti di finale si giocherà l'11 e il 14 agosto. Mentre il ritorno, mi sono proprio confuso, scusate, mi sto confondendo. Allora, i quarti di finale si giocheranno l'11 e il 12 agosto, mentre il ritorno si giocherà il 14 e 15 agosto, ritorno di quarti di finale. Le semifinali andranno in onda il 18 e 19 agosto. Impossibile fare così tutta questa partita ad agosto, mentre il ritorno è il 21 e il 22 agosto. E la finale è il 29 agosto. Tu stai mettendo le partite più importanti del tutto il calcio, la Champions League ad agosto. Ad agosto, dove le persone si riposano, dove c'è un caldo della Madonna. E ciò, come si può fare a giocare la Champions League ad agosto?
non è neanche il tempo di riposarti. E poi giustamente loro ricominceranno. E poi io dico un'altra cosa: tutti quelli che ho citato si qualificano in Europa League o faranno i preliminari di Europa League, quando cazzo giocano? Se hanno le partite già a luglio, perché a luglio si sa, si giocano i preliminari per entrare in Europa League. Come fanno queste povere squadre? Come fanno? Io il campionato lo chiudevo, basta. Ogni 4 giorni, 5 sostituzioni, più il VAR. Non so, io questo scudetto, chi lo vince lo vince, per me è uno scudetto brutto, perché non vale come una... perché purtroppo è successo quello che è successo, ma lo potevano sospendere, come hanno fatto in diversi campionati, lo potevano sospendere. Perché il 29, poi magari il 29 agosto ci sarà la finale 28. della Juventus, il 28 farò il compleanno io, magari sarà un regalo anticipo, Auguri. un regalo dopo che mi farà la Juve vincendo la Champions League, visto che mi spottano tutti con questa benedetta Champions. Ogni volta che la Juve gioca in Champions è sempre sfortunata, mi fanno ricordare che abbiamo questo sette finali. Intanto dobbiamo ribaltare il ritorno con il Lione, e non sarà facile, soprattutto con lo stadium vuoto, senza tifosi, sarà veramente molto molto brutto. Questo è il calendario, questo è quello che ho detto. Se vi è piaciuto il video, commentate e iscrivetevi. Ciao, alla prossima!